Buongiorno a tutti e a tutti, eccoci qua con il secondo round dei soldi, ve l'avevo promesso ed è arrivato. Vedete in primo piano l'acquisto top, in realtà doveva essere l'ultimo che vi dovevo mostrare, però sta qua e quindi ve lo faccio vedere. Questa è una borsa, non so se sta in tutte le regioni, cioè è un brand che si trova in tutte le regioni, ma da noi a Napoli è un brand che si porta molto, è le Field Flower, le Field Flower, non so come si pronuncia, e sono queste borse in poliestere, quel materiale per le tute da sub, che sono molto fresche e molto leggere, soprattutto dell'estate. Questa a prezzo pieno stava 165, io non mi ricordo se con il 50 o il 70 l'ho acquistata, comunque era un prezzo molto conveniente, ma mi ha colpito soprattutto uno perché è grande, vedete non entra nemmeno nell'inquadratura, e due perché era un colore, c'era il nero che si riesce ad abbinare quasi con tutto, e poi c'erano tutte queste sfumature di verde, azzurro, verde acqua, verde petrolio, che comunque si riescono soprattutto di sera ad abbinare facilmente. Il prossimo video, vi preannuncio che il prossimo video che posterò è il What's in my bag. Ok, passiamo agli acquisti, andiamo in ordine cronologico. Sabato siamo stati in centro qui a Piacenza, ci sono vari negozietti e c'era sia la Mondadori che la Feltrinelli. Alla Feltrinelli c'erano gli articoli di legami o legami, che io ancora non ho capito bene come si pronuncia, legami o legami. Over in sottofondo, e abbiamo preso queste che sono un set di tazzine da caffè, c'è quella per lei dove sta scritto Mrs. Always Right e poi c'è quella per lui Miss Right, queste che a prezzo pieno stanno a 9,95, noi le abbiamo pagate a 50, quindi 4 e qualcosa, non ho ancora lo scontrino con me, quindi non mi so dire il prezzo preciso. Poi ho preso questo, che è spinner o qualcosa, non so il nome preciso, perché ho visto dei video make-up dove facevano dei tutorial utilizzando questo aggeggino e io volevo provare a farlo. Ditemi se vi interessa vederlo. Questo. Poi cercavo un libro da leggere per quest'estate, non ho trovato nulla di entusiasmante se non questo qui, è di Susanna Casciani, Meglio soffrire che mettere un po' fastidio il cuore, è una lettura molto leggera, il libro è abbastanza piccolino, sono più o meno 160-170 pagine ed è scritto da una ragazza molto giovane, stava nella sezione best seller, infatti l'amore ai tempi di internet e di Facebook, Susanna Casciani sembra conoscerlo bene, un ragazzo e una ragazza che si amano, poi qualcosa si rompe e lui la lascia, lei decide di reagire iniziando a tenere un diario segreto, il solo modo che le resta per continuare a parlare con lui. Nel raccontare la storia d'amore di Anna e Tommaso, Susanna Casciani racconta la storia di chiunque abbia mai vissuto e perso un grande amore, lo fa con la grazia e la profondità che abbiamo imparato ad amare sulle pagine di Facebook, con parole capaci di farci sentire tutto, anche il male, e di farci tornare a sorridere sempre. Se vi interessa, questo io l'ho visto sia alla Feltrinelli dove l'ho acquistato, ma anche alla Mondadori. Per quanto riguarda gli acquisti make-up, state prendendo lo scontrino, ok? Sono riuscita a... si è tipo rovinato, quindi alcuni codici non riesco a reperirne il prezzo. Allora, ho comprato dalle cose più banali, allora la nuova famicellare di Garnier, io avevo provato la formulazione vecchia e mi era piaciuta tantissimo, per l'estate è uscita questa nuova formulazione che è tutto in uno, strucca le lenzuola e nisce senza risciacquo per le normali, viso e labbra. Allora, questa lo sto utilizzando da più o meno una settimana e mezza, strucca
questo è il Pantene Ricci Perfetti ed è la nuova formulazione con una nuova fragranza. Allora, io non mi ricordo la precedente, ma questa sa di fragola. Non mi ricorda? Sì, fragola, qualcosa di panna e fragola, qualcosa di molto dolce. I capelli, ho fatto ieri lo shampoo, i capelli sì, mi sono venuti molto morbidi, il riccio è ben definito, però la profumazione si dà questa. Poi ho preso, allora, io uso spesso i solari della Y Anthropic, che ho trovato questo qui, SPF 15, questo ha un profumo di macadamia, che cioè, non so se qualcuno di voi ha mai provato i solari della Y Anthropic, concorderà con me sul fatto che il profumo è deviante, cioè rimane sulla pelle nonostante svariati bagni, e sono idratanti, non lungono, cioè sono i miei preferiti, e in combo ho preso anche l'After Sun, il dopo sole, che questo invece sa di cocco e menta. Questi, cioè, se la crema protettiva, il profumo era fantastico, questo è paradisiaco, cioè. No, cocco e papaya. Sono questi qua che hanno questa trama tribale. Comunque ho preso uno da sfumatura, i pennelli stanno tutti 1,89. Ho preso questo qua classico da sfumatura, io mi trovo bene, non perdo uno stirone, sono molto morbidi e anche se sì, sono un po' piccini, però da viaggio hanno benissimo. Ho preso questo qua da sfumatura, questo che invece è il setole dritte ed è ben dettagliato.
gli occhi verdi, quindi mi sono accaparrata questo qui. Questo costava un po', quello normale io me l'avevo pagato fino a 9,50 euro, questo qui l'ho pagato 12,90 euro, quindi 30 euro. Ok, penso di avervi fatto vedere tutto, non penso ci saranno altre sedute di saldi. Ho preso tutte le cose che avevo messo nella mia wishlist, quindi siamo pronti, è completo. Questi saldi sono stati abbastanza corposi e sostanziosi, e vabbè, ci vediamo alla prossima.